Ben trovati, eccoci insieme con l'almanacco e con l'oroscopo per questo 26 luglio. Sant'Anna e San Gioacchino, compleanni la brava e bella Sandra Bullock, attrice e oggi anche regista, è nata il 26 luglio del 1964. Il cantante dei Rolling Stone, l'icona dei Rolling Stone, Mick Jagger, nato il 26 luglio 1943. Il proverbio ci ricorda: i falsi amici sono come quei commensali che si alzano quando la tavola è vuota. Oroscopo. Ariete. Giornata abbastanza difficile. Vi consigliamo di agire con molta prudenza. Non prendete nulla sotto gamba. Attenzione a non sottovalutare eventuali concorrenti. Con colleghi e collaboratori mostratevi disponibili e, se ne avete, tenetevi dentro per ora eventuali risentimenti. Vita più scorrevole con il partner. Toro. Buona giornata a patto che sappiate condurre con giudizio i vostri impegni. Il meglio starà nel giusto mezzo. In pratica, non pretendete troppo, né dagli altri, come d'altra parte, non dovrete cedere alle spinte di una possibile eccessiva pigrizia. In campo amoroso, molta dolcezza. Ore liete anche per i singles. Gemelli. Le stelle si mostrano intenzionate ad aiutarvi, anche se richiedono una vostra dichiarata volontà ad impegnarvi. Comunque certi ostacoli, certe impreviste difficoltà, verranno superati meglio di quanto avreste temuto. Con i colleghi siate disponibili, ma non arrendevoli. Reclamate senza esitazioni ciò che vi spetta. Cancro, giornata più che buona, con le stelle che vi daranno una mano un po' in tutto, quasi senza riserve. Potrete così affrontare con scioltezza vecchi e nuovi impegni, risolvendo con ottime soddisfazioni qualsiasi problema. Se questo vale sul lavoro, avrete addirittura migliori soddisfazioni in campo sentimentale. Leone. Il vostro desiderio di affermazione oggi verrà accentuato dall'energia che vi donano gli astri. Molti di voi morderanno il freno, impazienti di tagliare quel traguardo che a loro sta particolarmente a cuore. Attenzione a non precipitare le cose, anche se la fortuna vi aiuterà, visto che è schierata a vostro favore. Vergine. La situazione è buona di fondo, ma va gestita sapientemente. Muovetevi con diplomatica accortezza nell'ambiente di lavoro, dove vi conviene stare con gli occhi aperti per prevenire inutili complicazioni. Molta attenzione, inoltre, dovrete osservarla in campo economico-finanziario. Con il partner, nessun vero problema. Bilancia. Diverse buone posizioni dei pianeti oggi vi garantiscono una buona giornata, soprattutto per ciò che riguarda la situazione affettivo-sentimentale. In questo campo chiarirete molti dubbi e calmerete molte ansie. Coraggio, il vostro futuro è rosa. In campo lavorativo dovrete faticare, più impegno. Scorpione, giornata particolare. I vostri nervi sono tesi, la vostra serenità di giudizio appare inficiata da un non ben definito stato di tensione. Il consiglio è di non sbilanciarsi nei giudizi e di rinviare gli appuntamenti importanti. Prendete tempo, sarà davvero la più saggia nelle odierne decisioni. Sagittario. La vostra situazione si va normalizzando. Questo vale ovviamente per coloro che in questo momento sono presi da problemi fuori della normale routine. Coraggio, per gli altri, invece, tutto scorrerà ancora più liscio, con buone soddisfazioni. Attenzione se oggi avrete a che fare con pesci o arieti. Capricorno, situazione lavorativo-professionale molto intensa. Le stelle vi aiutano, ma esigono molto da voi. Se non sarete avari nel prodigarvi, otterrete ottimi risultati, probabilmente al di là delle vostre stesse aspettative. In campo sentimentale, ricordate che può valere più un sorriso che ogni altra arma. Acquario, giornata non facile. Il consiglio per voi è temporeggiare. Potrete avere l'impressione che non decidere subito sia tempo perso, invece sarà proprio il contrario, e cioè tempo guadagnato, perché la riflessione vi consentirà di evitare errori che poi dovreste rimediare. Tutto ciò vale anche in campo sentimentale. Pesci. Atmosfera di minor tensione per ciò che riguarda la situazione familiare, sia per ciò che concerne strettamente i rapporti col partner, sia per ciò che coinvolge invece genitori o figli. Su questa base potrete gestire meglio anche gli impegni lavorativi. Buona la collaborazione con i colleghi. Salute senza problemi. Forma migliorabile.